Buongiorno a tutti e un saluto particolare a Monsignor Vescovo Don Andrea Migliavacca e all'amico Tommaso Giani. Mi è stato chiesto di dire in poche parole qualcosa sul risorto, sulla capacità, la possibilità di rinascere, di ritornare. Come alcuni giorni fa durante le feste pasquali, i giorni del passaggio. Spero di essere all'altezza di riuscire a farlo in pochi minuti. Io sono Vincenzo, sono operatore della Casa del Giovane. Il mio compito consiste nell'accogliere e accompagnare ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani, dentro un percorso che consenta di appropriarsi della propria, del proprio equilibrio, dentro un percorso che consenta soprattutto di conquistare o riconquistare la propria dignità personale. Perché la dignità la si può perdere e la si può perdere in maniera disperata e disperante, poi rientrare in possesso diventa davvero difficile. E non sarà sufficiente mettercela tutta, non sarà sufficiente neppure essere capaci di alzare la mano e chiedere aiuto. Guardate che chi sa chiedere aiuto non è un debole, non è un fragile, ma è una persona davvero forte. Ma non sarà ancora sufficiente. Occorrerà essere dei predisposti, dei fortunati, di trovare qualcuno che ci viene incontro, stende il braccio, ci stringe forte la mano e ci sradica letteralmente dal buco nero profondo in cui siamo caduti. E vedete, io in quel buco profondo ci sono rimasto non un mese, non un giorno, né 10 anni, né 20, né 30, quasi 40 anni, fino a diventare una sorta di pezzo di edilizia penitenziaria. E se sono qui oggi davanti a voi, è perché qualcuno da quella croce, uomini che lasciano tracce, orme digitali che è impossibile non vedere, ma debbono per forza essere seguite. Quegli uomini mi hanno fatto rinascere, risorgere. Devo tutto loro. E qua la Casa del Giovane è la mia casa. Però perché questo accada, occorre una premessa fondamentale, un riconoscimento. Che è il riconoscimento di quel grido di giustizia che si alza da parte delle vittime, da parte di quelli che hanno subito ingiustamente da innocenti. Solo attraverso questo riconoscimento possono nascere nuove opportunità di riscatto, di riconciliazione, di riparazione, anche là dove l'unica forma di riparazione possibile a volte è il perdono. Ecco, credo che rinascere, risorgere, debba portarci comunque sulla soglia di una libertà che appartiene a ognuno di noi, che è quella però di saper guardare a un palmo dal nostro naso, dove non vediamo, peggio, non intendiamo proprio vedere. Ecco, se noi riusciremo a guardare chi è vicino a noi ed è conciato peggio di noi e sta molto male, ecco, noi credo che saremo delle persone migliori, avremo una città migliore, ma soprattutto noi saremo una società migliore. Grazie a tutti.